Sono Stacy e lei è la duchessa Margaret. Conoscerci 2 anni fa ha cambiato le nostre vite. Io ho sposato il principe Edward e lei si è fidanzata con Kevin. Ci hanno provato, ma stare lontani è più dura di quel che sembra. Così sono tornata alla pasticceria per vedere come sta lui. Sono andato avanti. Davvero? Sì. Margaret ha bisogno di averci vicini. Stacy! Sono così felice di vederti. Non potevamo perderci la tua incoronazione. E abbiamo una sorpresina. Spero tu sia felice di vederci. Lo sento nel profondo del cuore. Tu e Kevin dovete stare insieme. Ah, ecco lo zucchero è dietro la farina. Allora ti faccio ridere. No. Che diamine sta succedendo? Antonio, non mi aspettavo di incontrarti prima di domani. Che cosa c'è tra te e Antonio? Conosco Antonio da una vita. Voglio solo che tu sappia che ci sono, per qualunque cosa e in ogni momento. Il punto è che Kevin e io non abbiamo iniziato a parlare dei nostri problemi e con l'incoronazione alle porte non so se ci riusciremo. Ho avuto un'idea grandiosa. Che cosa vorresti che facessimo? Ci riscambieremo. Hai detto che ti serviva più tempo con Kevin. Siamo davvero sicure di potercela fare? Di nuovo? Significa che lo farai? Hai chiesto che cosa ne pensa Kevin? Hai chiesto cosa ne pensa Margaret? Il tocco finale con gli anelli. È strano toglierli. Meglio dell'ultima volta. Racconterò tutto ad Edward quando sarà finita. A che cosa stai pensando? Ah, certo. Una passeggiata al giorno toglie il brutto tempo di torno. No. Che cosa c'è di più bello di un uomo e una donna che si guardano così? Signori, Lady Fiona Pembroke. Maggie Moore. Oh, il doppio mento, devo cancellarla. Prepariamoci. Ti presento mia cugina Fiona Pembroke. Oh, buon Dio, ce ne sono 3. Non potrei farlo io uno scambio, diventerei regina. Tagliate la testa a tutti.